Meno male che ce l'ha lei, meno male. È che stavo facendo il presepio e mi serviva giusto il giornale. Ah, con questo qua ci devo riempire la capanna in fondo. Ci devo riempire in modo che viene bella cicciona. Oddio, con tutto sto pallottolone qua, poi non ci stanno più i burrasinello. Vabbè, ci metto due fotografie del bue e dell'asino. A proposito, ti piace un presepe? Guarda, ho organizzato davanti a Montecitorio un bel pranzo tra politici del nord e del sud. Una volta si vergognavano di fare magna magna, adesso chiamano anche i giornalisti. Ma è cambiato proprio il mondo, è pazzesco. Che poi con quello che mangiano sti meridionali. Oh, guarda che quando vengono a trovarci i parenti di mia moglie, partono in furgone, eh. Una bella caricata tutto dentro, salami, cotechini, mozzarelle, aranciate, Coca-Cola e birre! Prende qualcosa? Odio? Sono appassionati di santi, non gliene manca uno, c'hanno due, San Pietro, San Giovanni, l'unico che gli manca è San Siro. Ma che si dice, avevo olimpico? Che c'entra le Olimpiadi con i santi? Non ho capito. Olimpiadi, mo me fregavo pure quelle. Ah, Roma la zona. Guarda là, Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Festival del Cinema di Roma. Gran Premio di Monza, Gran Premio di Roma. Oh, ci stanno rubando perfino la figura del patriarca. Dice che si chiama Papa. Ma chi è poi sto Papa? È quello vestito di bianco. E chi è? L'infermiere? Proprio quello che ti porta le medicine. Ah no, allora stiamo buoni. Ma insomma, ma alla fine, ma vediamola positivamente sto rapporto nord-sud. Perché se non ci fossero il sud e le sue spiagge meravigliose, chi ci libera dalle vacanze ai tropici? Chi ci libera da sta gente triste del nord? Chi ci libera dalle zecche? Signor Zecchin? Sì? Arrivo! Devo andare perché oggi il dentista c'aveva un sacco da fare, c'aveva tantissimo. Vede? C'ha un sacco da... Ma sono sempre io! Mi sono travestito per Capodanno! Sono simpaticissimo! Questo qua è triste dentro, proprio, triste dentro.